Questo programma è offerto da Emanuele, benvenuti alla 30ª puntata in stagione di Sport Up. Si è giocata la 31ª giornata del campionato in Serie D, girone D che ha visto ben 25 marcature, nessun successo esterno, pensate un po', 4 pareggi e 6 vittorie interne. Ma questa sera, cosa più importante, ritroviamo vicino a noi la presenza della Sugar Valentina Violini. Ciao, buonasera Valentina. A tutti. Dove buonasera. Sei stata? Sei stata a Milano? Sono stata influenzata, come si può sentire, e poi ho avuto un po' di impegni lavorativi, ma sono tornata. Ma l'importante è che sei qui tra noi. Sono tutta emozionata questa sera, quindi... Brava. Voglio vedere se sei preparata, se te lo ricordi. Qual è il numero per interagire con noi durante la diretta? 333-6094-299. Ci aiuta adesso Stefano Papini, che salutiamo. Salutiamo anche il nostro regista Renzo Sartini, che ha avuto un piccolo intervento, ma tornerà il più presto possibile qui ad aiutarci. E salutiamo Eugenio Angeli, che ci sta supportando insieme a Stefano Papini in regia in questa serata. Andiamo a presentare gli ospiti invece di questa 30ª puntata. Vi troviamo alla mia sinistra, il giornalista Cristiano Cervano. Buonasera a tutti. Ciao Cristiano. Lui è sempre tra di noi, l'opinionista e tifoso biancorosso, Emanuele Pironi. Salve, buonasera a tutti. Ormai è diventato il nostro mister, speriamo di trovargli anche panchina, altrimenti ci vorrà male, Massimo Zanini. Preferirei, sì, buonasera. E invece lui, il diavoletto di Sport Up, l'opinionista Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Ciao Renzo, andiamo a vedere subito con te, cara Valentina, risultati e classifiche del 31esimo turno di Serie D, una classifica che sorride di più rispetto alla scorsa settimana proprio al Rimini. Prego. Correggese Collegiana 1-1, Sansepolcro Imolese 1-1, Rimini Lentigione 2-1, Aquila Montevarchi Mezzolara 1-0, Sporting Trestina Romagna Cento 3-1, Pianese San Maurese 1-1, Castelveto San Giovannese 3-2, Forlì Tutto Cuoio 2-0, Fiorenzuola Vigor Carpaneto 1-1, Sasso Marconi Villa Biagio 2-0. Andiamo a vedere adesso la classifica dopo l'ultimo turno, sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini. Prego Valentina. Comanda il Rimini a 67 punti, Imolese 60, Fiorenzuola e Forlì 53, Villa Biagio 52, Lentigione 47, Romagna Centro 46, San Giovannese San Maurese 45, Pianese 44, Aquila Montevarchi 43, Vigor Carpaneto 36, e Sasso, no, Vigor Carpaneto 38, Sasso Marconi 36, brava. Sporting Trestina Tutto Cuoio 33, Castelvetto 31, Mezzolara 30, Collegiana Correggese 27, Sansepolcro 25. Questa sera tantissimi temi che affronteremo con i nostri ospiti qui in studio. Ovviamente analizzeremo la partita di ieri del Rimini contro il Lentigione, valutazioni, pagelle a cura della nostra Giorgia Bertozzi, intervista da parte del patron biancorosso Giorgio Grassi e anche un piccolo retroscena di quello che ha fatto la scorsa settimana per ripristinare alcune voci che erano uscite che potevano disturbare il cammino del Rimini in questo campionato. Ma prima partiamo con ordine, il primo servizio, cara Valentina. Dedicato a tutti i gol della giornata. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Trentunesima giornata in Serie D, girone D che mette in archivio ben 25 marcature, frutto di 4 pareggi e ben 6 vittorie interne, nessun successo esterno. Il Rimini torna a fare la voce grossa allungando in classifica sulla diretta concorrente Imolese che a Sansepolcro contro l'ultima della classe non va oltre il pari. Il vantaggio bianconero è firmato da Romano, il pareggio dell'Imolese arriva solo nel finale all'84esimo con Tattini che finalizza nel migliore dei modi, un'azione corale.
Impatta nel pareggio interno il Fiorenzuola che, pur passando in vantaggio al 22esimo con Marra, si fa raggiungere grazie anche alla complicità del proprio portiere. Silla, al 90esimo, decreta l'1-1 finale. Cade invece il Villabiaggio in casa del Sasso Marconi, succede tutto nella ripresa, Barranca, ex Progresso, apre le danze spedendo il pallone di testa in fondo alla rete. A due dalla fine torna al gol, udite udite, l'ex Rimini della Rocca. Sale in classifica il Forlì che liquida tutto fuoco con la doppietta dell'ex Arcangelo Graziani, dall'angolo arriva il primo centro. Il secondo è da applausi con un tocco sotto che non lascia scampo all'estremo ospite, quasi a dire che a 35 anni ancora può dire la sua. Gol contestatissimo a Montevarchi con la terna arbitrale che prima convalida la marcatura di Essossi, poi annulla la rete per poi decretarla. A Montevarchi il finale è Montevarchi 1, Mezzolara 0. Partita pazzesca a Castelvetro, dove la San Giovannese avanti due reti, la prima una bella prodezza di Di Santo, va sul 2-0 grazie a Jukic, poi nella ripresa rimane nello spogliatoio e subisce il gol di Stefano Cozzolino che riapre il match dagli 11 metri. Locco al 68esimo sigla il pari, per poi lo stesso Cozzolino ripetersi grazie anche alla complicità del portiere avversario per il 3-2 finale. Pari tra Pianese e San Maurizio, la squadra di Protti passa al 31esimo con Jogan con grave sbavatura del portiere di casa. Il pareggio della Pianese è meritato e arriva da questo tiro cross di Giustarini sporcato dalla retroguardia ospite. Col medesimo risultato termina con Reggese e Colligiana, le due pretendenti alla salvezza cercano di non farsi del male anche se i reggiani passano al 16esimo con Madidini, la Colligiana perviene al pareggio al 71esimo con Falorni. Chiude la giornata, la sconfitta del Romagna Centro con il Trestina, Umbria avanti al 23esimo con Bellante che chiude nel migliore dei modi una discesa di Brunetti dalla sinistra, il raddoppio direttamente dal corner arrivato per opera di Ridolfi. Nei mezzi Romagna Centro calcia alto un penalty con Pier Federici per poi farsi del male ulteriormente con l'autorete sfortunata di Brunetti. Nel finale Palombella che favorisce il colpo di testa di Casadei per 3-1 definitivo. In vetrina mettiamo questa settimana l'attaccante del Forlì Graziani, una doppietta da urlo che rilancia in zona podio i Galletti, mentre dietro la lavagna i tre portieri di Fiorenzuola, San Giovannese e Pianese, D'Apolito, Scarpelli e Brobeschi non sono esuli da colpe. Ebbene, rientriamo in studio. Renzo, hai visto i gol? È stata una giornata particolare per te. Cosa ha detto questa giornata? Direi che è stata una giornata tutta appannaggio della Rimini Calcio. Vediamo la sconfitta del Villabiaggio, il pareggio dell'Imolese, il pareggio del Fiorenzuola e la vittoria del Forlì, che ormai secondo me non fa più testo. Adesso è chiaro che il Rimini conquista 7 punti di vantaggio sull'Imolese, 14 punti sul Fiorenzuola, e il Villabiaggio ormai, diciamo, come dico sempre, ormai sono stanco di dirlo, il campionato sullo Rimini non lo può perdere. Deve solo gestirlo, secondo me. Sì, è chiaro, solo gestirlo. E dirò che io onestamente, e lo voglio dire, io sono uno, voglio parlare chiaro, io dico quanto il Rimini gioca male, lo dico, e quanto gioca bene, lo dico. Io ieri a Romeo Neri forse ho visto una delle più belle partite della stagione, e quella anche di Righetti. Ieri ho visto un primo tempo veramente giocare il calcio. Chiaro che dopo questo gol subito, così fu un colpo di testa da parte, diciamo, degli ospiti, probabilmente il Rimini è un po' calato. E poi alla fine, diciamolo pure, ancora il portiere Scotti ha fatto il miracolo. Però nulla toglie che Rimini ieri ha fatto una buona partita, però ecco, l'unica cosa che mi è un po' dispiaciuto, dopo il 2-0, diciamo, il Rimini un po' ammorato, però la vittoria è importante. Ritornando ai gol di ieri, probabilmente io ieri ho visto molti errori da parte dei portieri, dei difensori. Io l'ho sempre detto che è un campionato scarso e probabilmente quello che ho visto ieri mi danno ragione. Massimo, velocemente una domanda per te, poi facciamo parlare Cristiano in base a quello che ha detto Renzo. L'Imolese ha perso le speranze, cosa ne pensi di questa squadra? Assolutamente. Lo abbiamo visto, insomma, ieri era reduce da una partita dove gli mancavano tre giocatori importanti. Comunque si è andata a riprendersi un po' il risultato, sebbene gli altri fossero stati anche in 10, però fino all'ultimo è una squadra che ci crede, con Tattini che ha messo forse una palla importante per questo campionato, anche per loro. Non sottovaluterei comunque sempre, come ho detto, l'Imolese, perché sicuramente non è stanca di fare risultati. Certo è che va sotto spesso, poi deve sprecare il doppio delle forze per
risanare quel tipo di gioco che ancora evidentemente è altalenante. Però io sono sempre dell'idea che un'attenzione particolare l'Imolese bisogna mantenerla. E se non volevi fare un intervento? Sì, no, volevo, non so se è una battuta, fate voi, però sui gol che abbiamo appena visto mi piacerebbe sottolineare la prodezza di Silla del Carpaneto con un bel tuffo di testa, evidentemente il tuffo in area fa parte del repertorio. Però Renzo prima l'ha detto, adesso andiamo a vedere la partita del Rimini, Scotti decisivo, protagonista come portiere nel Rimini, si è visto dalle altre squadre quando non hai portieri che tipo di gol prendi. Io ho sempre detto che alla fine i giovani, qualche portiere te le fanno perdere, ma Scotti secondo me, anche se Rimini non aveva bisogno di Scotti, però finora Scotti ha dato quei 5-6 punti più a Rimini. E qui sono pienamente convinto. E qui mi trovi assolutamente d'accordo, penso che siamo tutti d'accordo. Va bene. Vedere la sintesi tra Rimini contro Lentigione. Andiamo a vedere il servizio inerente a Rimini Lentigione, fatto bene, lo ricordiamo anche alla regia che era un attimo distratta, vediamo se arriva, mi dicono di no. Va bene, andiamo avanti. Attendiamo un attimo. Emanuele, è stata una partita difficile quella per il Rimini, soprattutto a livello emotivo. Prima di andare a vedere il servizio, dimmi come l'hai vissuta tu dagli spalti. Beh, dagli spalti io avevo l'impressione che fosse la partita più difficile, tolto lo scontro diretto con l'Imolese, era la partita più difficile da qui alla fine, perché noi venivamo da un brutto periodo, loro sono forti e si stavano giocando probabilmente anche loro le ultime carte per entrare nei play-off, quindi era una partita, dico pure, tolto l'Imolese era la partita più complicata in assoluto, ne siamo usciti bene, io sono contento. Eh sì, risultato assolutamente importante, Valentina puoi annunciarlo. Servizio forse pronto, ok, sintesi tra Rimini contro Lentigione. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e ai 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Torna a sorridere il Rimini, una domenica che regala l'uovo di Pasqua anticipato ai supporters biancorossi, con sorpresa 2 punti di lunghezza in più in classifica sulle seguitrici molise. I rumors del dopo colligiano hanno portato voglia di liquidare il più possibile l'ostacolo Lentigione, miglior medicina è stata quella della vittoria. Dall'altra parte bisogna fare i conti con l'ex biancorossa Sant'Arcangelo Sorri Radoi, che sorregge il peso offensivo insieme a Ferrari, e la partita inizia con un brivido per i Rimini. Direttamente a calcio d'angolo gli ospiti colgono il palo, ma il Rimini si fa vedere pericoloso con Simoncelli, cui sinistro indirizzato sotto la traversa trova la deviazione del portiere Emiliano Borges, che si salva con una grande parata. Simoncelli termina in campo ispirato, ma Rimini inizia a fare seriamente le prove del gol quando da punizione Cicarevic chiama la deviazione in corner Borges. Al 19esimo lo stesso Montenegrino porta in vantaggio il Rimini con un colpo di testa che non lascia scampo all'estremo ospite, un pregevole cross Simoncelli che, trovata la fiducia necessaria, brillerà come non mai in questo match. In vetrina si evidenza anche Variola, che ci prova con un bel tiro da fuori area che impegna Borges. Il portiere non trattiene e Allotti prova a rimettere in mezzo, ma il numero uno ospite riesce a bloccare il tentativo di cross. Al 23esimo ancora Simoncelli protagonista con un tiro sul primo palo che costringe Borges al corner. Il Rimini è costantemente in attacco, Simoncelli ci prova ancora di destra, posizione defilata, con la palla che esce di poco sopra la traversa. A 45esimo Ferrari ci prova per il Lentigione sugli sviluppi di un fallo laterale sulla destra dell'attacco emiliano, con una conclusione potente ma fuori dallo specchio della porta di Scotti. Squadra a riposo, sono 1-0 per il Rimini. Nella ripresa neppure il tempo di togliere il tè da fornello, che Buonaventura trova il raddoppio. Il 2-0 parte da Cicarevic, con un'apertura bellissima lancia Simoncelli, a sua volta bravo a servire da destra un pallone al centro area che Buonaventura non sbaglia, infilando di destro la porta di Borges. 2-0 e partita messa in cassina, almeno così sembrerebbe, ma il Rimini esce di scena concedendo un po' troppo all'avversario, che ci prova con Salli su punizione alla distanza, ma la palla è altissima. A 12esimo il Lentigione accorcia le distanze con Roma, suo il tapin vincente dopo il palo colpito da un compagno.
riapre così una partita che pareva mai in discussione, dando la carica giusta alla formazione ospite che si accende nel breve. Rimini tenta di rispondere, lo fa con Cicarevic, prova il tiro ma viene rimpallato, palla Dall'Otti che scarta un avversario ma calcia altissimo da ottima posizione. I padroni di casa insistono con un'azione partita dalla bandierina, bella parata di Borges sulla conclusione potente di Romagnoli. Al 31esimo grande parata di Scotti che salva il risultato uscendo sui piedi Ferrari a due passi dalla linea di porta. Il Rimini concede la solita palla gol e nel finale al 93esimo Radoi prova di sinistro la distanza ma non trova lo specchio della porta. Oltre l'ostacolo il cuore, una vittoria che in tema pasquale è gustosa come una cioccolata fondente che va assaporata nel dettaglio per mettersi da parte un'allergia alla pareggite che si protraeva da tre partite. Allora Cristiano, iniziamo da te questa valutazione del match, una vittoria che è sicuramente importante per il morale, come dicevamo con Emanuele, dopo una settimana molto difficile, no? Sì, direi che si potrebbe quasi intitolare questa partita come un bel dove eravamo rimasti, perché francamente è sembrato questo Rimini-Lentigione il proseguimento naturale di Rimini-Villa Biagio, che si giocò, se non sbaglio, il 18 di febbraio, quindi praticamente un mese di distanza. Si è visto in campo lo stesso Rimini di quella partita, padrone del campo, una squadra che ha voglia di vincere, lo si vede, lo dimostra in faccia all'avversario, un avversario forte come lo era il Villa Biagio, secondo in classifica in quel momento, e lo era adesso il Lentigione a un passo dal quinto posto, che vale i play-off, per quello che possono valere i play-off ovviamente. E si è visto in campo lo stesso Rimini, scintillante, allora però durò 90 minuti, questa volta è durato un po' di meno perché è arrivato questo gol completamente inatteso su un calcio d'angolo, tra l'altro battuto in maniera anche molto lenta, un gol che secondo me in un frangente del genere non si deve prendere, però è successo e lì la squadra è un po' andata in panico purtroppo, proprio cambiata mentalmente la partita, una partita che doveva stare 3-4-0 a stare stretti per quello che si era visto in campo e ripeto, di fronte c'era un signore avversario, non c'era l'ultima della classe e purtroppo è dimostrato che in questo momento è tutto un fattore psicologico quello che rema contro i biancorossi. Tra il Villa Biagio e il Lentigione ci sono state queste tre partite che sono costate 6 punti di distacco mangiati dall'Imolese in un decrescendo di prestazioni da quella di Carpaneto, dove io continuo a ritenere che quello è stato un furto arbitrale perché la partita era vinta senza il tuffo del suddetto Silla al 92esimo, quella partita finisce 2-1 e poi però le prestazioni sono andate incalando un po' con la San Maurese, a parte a due episodi clamorosi anche arbitrali anche lì e poi male male in casa della Collizzana. È stato bello quindi, dopo aver toccato tra virgolette il fondo a Colle Valdessa, vedere la squadra rinascere e rifiorire come un mese prima. Quindi 7 punti di vantaggio, ieri non ci sperava nessuno di guadagnarne 2 sull'Imolese, mancano ancora 7 partite, significa che la quota promozione è fissata adesso a 82, bisogna fare 15 punti per la matematica, magari ne basteranno anche meno, chi lo sa. Però significa che bisogna darci dentro e non guardare la classifica, perché qui c'è poco da gestire, come ti alzi un attimino le mani dal manubrio e quelli dietro ti vengono subito sotto, quindi per carità. Emanuele, era stato tanto contestato il pareggio con la Collegiana che una settimana fa era la penultima della classe, ad esempio l'Imolese, ne parlavamo prima, ieri è andata a pareggiare sul campo dell'ultima della classe Sansepolcro. Come diceva prima anche Renzo, questo è un campionato che si decide, come giusto che sia, in questi mesi, soprattutto per la zona rossa di classifica, no? Sì, il mese di marzo è un mese un po' cruciale, no, per i campionati, perché tutti sono a un passo dagli obiettivi che si sono prefissati e arriva la primavera e la famosa frase i campionati si vincono a primavera non era nata per caso. Poi vincere il tuo campionato può essere salvarti, può essere andare ai playoff, può essere vincerlo veramente come noi speriamo di riuscire a fare a questo punto. Però è bello vedere, come dice Cristiano, che siamo riusciti praticamente a superare una fase che è stata veramente pesante, perché dopo Collizzana si è respirato un'aria abbastanza particolare. È servita una settimana particolare anche di impegno, secondo me, da parte della società, e dopo probabilmente vedremo. C'è un servizio dedicato, sì. Grassi ha parlato
di quello che è successo durante questa settimana e esatto. Secondo me bisogna dare il giusto applauso anche a questo tipo di cose, perché spesso queste situazioni si pensa di risolverle passando attraverso i giornali. Non si è saputo niente attraverso i giornali e si è saputo tutto quando le cose sono finite. E questo secondo me fa la differenza, cioè si sono chiusi in una stanza, come dicevo un pochino io la settimana scorsa, hanno preso le loro decisioni, si sono parlati, si sono guardati negli occhi, la società ha partecipato in questo, non è rimasta fuori e il risultato è il primo tempo che abbiamo visto ieri. Ci sta, hai anche l'avversario davanti, la partita è difficile, non ci sono sempre i tappeti rossi stesi, però secondo me è da applaudire questa situazione qua, cioè il modo in cui il Rimini ha preso per mano la situazione e si è incamminato verso una situazione che pare molto differente. La prossima cosa che è da dire è che addirittura per continuare questo clima che dovrebbe essere partito ieri, ai tifosi verrà regalata la trasferta, credo alla fine del campionato, che sarà necessario. Montevarchi, Trestina e così via. Adesso ho in mente due domande per Massimo e per Renzo, ma prima cosa andiamo a vedere? Le valutazioni del match attraverso la pagella di Biancorossi a cura di Giorgia Bertozzi. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Scotti Set. La parata su Ferrari è decisiva anche per il momento in cui arriva, con un lentigione che aveva appena accorciato le distanze e assaporava la rimonta. Romagnoli 6,5, un baluardo difensivo contro il dirimpettaio Radoi, nel secondo tempo è anche pericoloso in avanti. Brighi 6, bada al sodo senza tanti complimenti, il duello con Ferrari finisce alla pari. Petti 6, primo tempo di tranquillità, nel secondo sbanda a tratti come tutta la squadra. Simoncelli 7, grande fiducia dopo essersi sbloccato a Colle Valdelsa, firma 2 assist ed è sempre nel vivo del gioco, ritrovato. Dal 42esimo della ripresa Valeriani, qualche minuto di lotta. Variola 6, comincia alla grande con un primo tempo in cui contribuisce alla brillantezza del gioco biancorosso, poi si spegne la luce e il centrocampo passa nei piedi degli emiliani. Montanari 6,5, consueta grinta da vendere, condita da alcune giocate di ottima fattura. Guiebre 6,5, gioca più per la squadra che per se stesso, sfiora il gol e nei momenti di difficoltà finale fa rifiatare i compagni con qualche galoppata delle sue. Cicarevic 7, con un centrocampo muscolare per la qualità si deve passare da lì e lui risponde presente, un bel gol e tanti palloni per i compagni. Arlotti 6, salva con il massimo impegno una giornata in cui non trova mai lo spunto giusto. Dal 37esimo del secondo tempo Tom Tè, senza voto, entra nel finale ma fa subito vedere le sue qualità. Buonaventura 6,5, non è al massimo ma nonostante questo stringe i denti e firma un gol pesantissimo. Dal 26esimo del secondo tempo Traini 6, entra in un momento complicatissimo e prova a tenere su il baricentro della squadra, ci riesce solo a tratti. Righetti 6,5, fa di necessità virtù scegliendo un centrocampo tutto muscoli e riesce a dare la carica giusta ad un Rimini capace di dominare il primo tempo senza patire le assenze. Dopo il gol del lentigione però la squadra torna ad affrontare tutte le sue paure e il tecnico non ha tante frecce al suo arco per cambiare l'inerzia della sfida. Renzo, abbiamo visto le valutazioni della nostra Giorgia Bertozzi, prima facevi riferimento al portiere Francesco Scotti, ma abbiamo visto anche i due marcatori di questo match. Quando hai anche un Buonaventura che a inizio ripresa ti fa un gol del genere, non facile, bellissimo quel gol, è davvero tutto facile per Righetti per arrivare all'obiettivo finale. È chiaro, Righetti secondo me c'ha una squadra fortissima. Io ho detto già anche l'altra volta, adesso vediamo il valore di Righetti nelle ultime 7 partite, e ieri è partito con il piede giusto, ma ieri onestamente ho visto alcuni giocatori come li voglio io, giocare con quella grinta, con quella determinazione, vale dire Simoncelli, Montanari,
lo stesso Ceccarici, ieri si è visto veramente un Rimini forte anche a centrocampo, veramente un Ceccarici che veramente come sa giocare. Probabilmente ieri i tifosi di Rimini anche, c'è cioè l'ultimo acquisto, Capilupo, sono valorizzato, sì. Anche se era infortunato, probabilmente non se ne sono accorti. Non si sono neanche accorti. Secondo me, io non so se questo è stato un acquisto importante o voluto, però secondo me probabilmente quei soldi Rimini li poteva anche sparagnare. Questa è sempre una mia opinione personale, perché il campionato l'avrebbe vinto comunque. Chiaro che probabilmente la paura l'ha avuta, però onestamente ieri Rimini, ripeto, ho visto un Rimini veramente bello come piace a me. E poi ho visto anche la difesa, Petti, Brighi e poi Scotti con quella parlata superlativa mi ha fatto veramente dire che Rimini quest'anno c'è. Però devo giocare con queste determinazioni, perché se gioco con queste determinazioni probabilmente è Rimini non ha paura di nessuno. Infatti l'ha dimostrato che contro il Villa Biagio e ieri il Lentigione, due squadre che secondo me le potevano agganciare nei loro incontri casalinghi, e Rimini li ha vinte entrambe. E si presume che anche con l'Imola lo farà, però chiaramente Rimini è da un'altra parte. Ripeto ancora, ieri ho visto veramente un bel Rimini. Massimo, un'analisi che ho visto in questo servizio. Per quanto riguarda il Rimini, è finita la pareggiata con la vittoria di ieri, però ci sono delle annesie, no? Si è visto quando era sul 2-0 il Rimini, che ha fatto rientrare in partita, solo il Rimini l'ha fatto rientrare in partita, il Lentigione che in verità non aveva tirato un granché verso lo specchio della porta. Ti spiego e ti chiedo da che cosa derivino queste annesie durante la partita. E un'altra cosa, l'impressione, vedendo sempre questo servizio, è che il Rimini questa partita la poteva benissimo vincere anche 4-1 e 5-1 in virtù dei tiri fatti in porta. Come mai la squadra di Righetti si è fermata al 50esimo di gioco anziché arrivare fino al 90esimo? Allora, prima di tutto dico che Righetti era talmente tranquillo ieri che si è mosso anche pochissimo dalla propria panchina, che non è molto facile tenere Righetti fermo. Tu lo conosci meglio, panchini, quindi lo puoi quindi dire. È evidente che aveva sotto controllo tutta la gara. Poi a un certo punto chiaramente i ritmi si sono un po' abbassati. Io ho visto Rimini giocare molto bene, sempre con quelle più forti, con quelle che sono veramente, che gli possono dare testa. C'è una riscoperta dei due esterni, Guibre e Simoncelli, che hanno fatto la differenza. Ma devo dire, io ho sempre criticato il giovanotto, se non sbaglio... Allotti? No, quello a centrocampo, Variola. Okay. Non mi ha mai soddisfatto, mentre ieri invece ha fatto una buona partita. E chiaramente nel voto c'era un 6,5 a Montanari, io avrei dato un 7 perché... Fai il lavoro sporco. È stato un polmone, è stato sempre là davanti, è stato importante, quindi... Fin quando Righetti era molto tranquillo, aveva la squadra con sé, aveva sotto mano, diciamo così, e sotto controllo tutta la squadra, era un Rimini prepotente che faceva la partita. Poi a un certo punto è calato, ha concesso dei metri, ha concesso anche un po' di forze e chiaramente loro un po' ne hanno approfittato. Chiaramente la tripletta, io direi, di Scotti, non ci ha messo solo il portiere, lì ci ha messo anche l'uomo, perché ha affrontato l'avversario proprio col corpo, non con le mani, ci è andato proprio, per dire, l'ultima situazione, dopo di me non c'è più nessuno, e lì ha salvato probabilmente, non dico il risultato, ma sicuramente ha fatto in modo che Rimini avesse due punti in più. Allora, io direi di fermarci un attimo, Stefano, ti pregherei di mandare dopo la pubblicità l'intervista di Grassi. E prima, Valentina, ricordiamo per i nostri spettatori che abbiamo avuto un piccolo problema per quanto riguarda il segnale, ripristinato opportunamente, ci stanno scrivendo adesso i nostri spettatori. Vi ricordo anche che la replica di Sport Up potete vederla domani sera sempre su Telerimini, canale 86, a partire dalle 23.30. Invece mercoledì sera potete sempre alle 23.30 vedere nuovamente la replica di Calcio di Rigore, e sempre mercoledì sera a partire da 00:30 sul canale 13 7 Gold la replica completa proprio di Calcio di Rigore e di Sport Up. Adesso noi ci fermiamo un attimo dando la linea alla pubblicità. Quando
Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della ditta IGF Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Entriamo in studio, seconda parte di Sport Up, vi ricordo anche la replica già presente domani mattina intorno alle ore 10 sul nostro canale ufficiale di YouTube. Prima vi ricordo un po' la scaletta che andremo a seguire da qui alla fine della puntata, parleremo appunto dell'intervista, rilassate importantissime parole da parte del patron Giorgio Grassi, anche la situazione che si è venuta a creare, come ricordava anche Emanuele, dopo la partita delicata di domenica scorsa contro la Coligiana, come ha ripristinato un po' la situazione, la società l'ha fatto, credo, nel migliore dei modi. Poi piccola presentazione in merito al prossimo avversario del Rimini, mezzolara che lotta per la salvezza, e la marcord del nostro Cristiano Cerbara questa sera riservato a Fabbri, ex attaccante del Rimini. Valentina, a te la parola. Ora andiamo a vedere le dichiarazioni del patron Grassi tratte da Rimini FCTV. Io vi racconto chiaramente, mi racconto quanto noi dall'amministratore a tutte le persone che lavorano nella comunicazione, al marketing, ai soci, insomma, tutte le persone che da un anno e mezzo sono a Rimini, quanto siano fermamente determinate a raggiungere l'obiettivo.
Per raggiungere l'obiettivo mancano ancora 7 partite e noi in queste 7 partite continueremo a fare non tutto, faremo di più di quello che magari in altri casi si sarebbe fatto. Noi non speculiamo sui vantaggi che non ci sono, vantaggio di 3 punti rispetto a chi ha perso, ma di 2 rispetto a chi ha pareggiato, quindi non siamo da nessuna parte. Quindi noi da Mezzolara lanceremo questo messaggio e questa proposta: tutti i tifosi che vogliono andare a Mezzolara troveranno i pullman gratuiti, e quindi questo sarà per Mezzolara, sarà per Trestina, che non so dov'è, però da qualche parte in Umbria, e poi dopo per Montevarchi, più o meno so dov'è. E noi, se questa città non ci segue, non segue questo ultimo sforzo che stiamo facendo, perché lo sforzo l'avete visto, no? Andiamo in campo non solo una squadra importante nel primo tempo, ma in panchina, ma anche in tribuna ci sono giocatori molto importanti che potrebbero giocare titolari in moltissime altre squadre, anche di alta classifica, no? Tanto avete visto, no? Da Ambrosini a Cola, a Vesi, insomma. Ci sono un sacco di giocatori che sono pronti a dare il contributo, il loro contributo in queste ultime 7 partite. Quindi noi abbiamo fatto tutto e più di così non possiamo fare. Il 7 di maggio noi continueremo a fare questo lavoro. Chiaramente cercheremo la maniera di farlo al meglio, perché il professionismo in Italia è, per quello che riguarda la Serie C, è insostenibile. Voi lo sapete meglio di me, no? Ci sono società che falliscono tutti i mesi. E noi vogliamo fare un professionismo sostenibile. Per essere sostenibile, poi dedicheremo una conferenza stampa apposta nei prossimi, quando evidentemente dal nostro punto di vista ci saranno le condizioni, perché da soli è difficile, ma pur essendo soli noi faremo tutto e più di tutto di quello che è necessario per arrivare in fondo. Tutto e più di tutto, e non ci interessa quello che faranno gli avversari, noi ci saremo fino alla fine. E questo lo dico perché siamo forti, ecco, posso dire questa espressione? Il nostro mondo che abbiamo creato, costituito ad agosto del 2016, il mondo che abbiamo creato, costituito, costruito, è un mondo forte, con persone giuste, in tutti i reparti, in tutti i ruoli, nell'organigramma, e qui spezzo delle parole che devo spezzare nei confronti dell'amministratore, del direttore sportivo, di questo nuovo allenatore, di Adrian Ricchiuti, che ci ha sorpreso per quanto sta dando, e credo che alla fine, quando festeggeremo, una delle persone a cui renderemo più merito è lui. E a parte appunto questo mondo che siamo noi, la squadra, i giocatori, insomma tutti quanti, e chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno, ci auguriamo che anche, come ho detto fin dall'inizio, i pilastri, le gambe del progetto dimostrino magari un po' più di solidità rispetto a quello che sta venendo fuori, insomma. Tanto credo che le cose le vedete da buoni osservatori della realtà, siete in città tutti i giorni, e credo che tocchiate con mano quanto questi 2 anni o quest'anno e mezzo non siano stati così semplici. Quindi noi faremo la faremo veramente, ve lo giuro, noi la faremo fino in fondo, alla nostra parte, fino in fondo, e poi dopo faremo i conti, no? Come si dice, non lasceremo nulla di intentato, come ho detto, e tutte le cose che ci verranno in mente da adesso fino alla fine saranno per rendere questa fortezza sempre più inespugnabile. E perché noi veramente vogliamo addirittura festeggiare la promozione anche prima dell'ultima partita, perché lo possiamo fare, lo faremo. Siamo forti, seguiteci. In sostanza è questo il ragionamento del patron Giorgio Grassi. Massimo, i Molise, permettendo, ormai si mira all'obiettivo finale, quello di portare a casa il campionato e volare verso la strada del professionismo. Sì, Presidente, si è esposto in prima persona, al contrario dei gufetti, come diceva sempre il nostro Cristiano. È un'intervista importante, forte, e quindi penso che, a dimostrazione di ciò che è stato il suo anno e mezzo, quello che dice il Presidente ha portato avanti, per cui io credo che sia ciò che veramente pensa, ciò che veramente vuole. Chiaro che c'è di mezzo il campo, che è un'altra cosa. Nel frattempo probabilmente si sarà già abituato
al prossimo campionato, dove magari invece di andare a giocare nei campetti comincerà veramente ad andare a giocare negli stadi. E le zone le conoscerà soprattutto. Certamente, è un po' più facile. Emanuele, seguiteci, voi l'avete fatto anche con amici, ieri avete distribuito, se non sbaglio, le uova di Pasqua, sì, bianco-rosse per i Rimini. Ieri è volata via la prima tranche delle uova, adesso ne dove faremo delle altre. Dove si possono acquistare, Emanuele, intanto ricordiamolo? Dove allora, i nostri point sono tre, sono l'edicola Tripoli News in via Tripoli, poi il ristorante bar pizzeria Girasole, okay, e l'enoteca del teatro San Giuliano. Perfetto. Quindi lì li potete trovare senza problemi. E ancora loro li hanno, insomma. Noi quelli da dare allo stadio li stiamo facendo rifare nei limiti numerici che abbiamo, perché ieri abbiamo venduto tutto. Fa piacere. Più o meno i prezzi, diciamoli anche 10 euro, 10 euro. 10 euro. Costa 10 euro, c'è la sorpresa dentro, è bianco-rossa, quindi è tutto brandizzato, capito? Cioè, dal collarino montato alla carta. Non ho l'uovo da poter portare, l'avrei portato da vedere. Ieri sono finiti completamente. L'ultimo pezzo, praticamente uno di noi che se l'era comprato ha rinunciato per darlo a un cliente, all'ultimo cliente che si era presentato. Quindi sono finiti, per il momento sono finiti tutti quelli disponibili per la vendita allo stadio, ma adesso li facciamo rifare, quindi per il 29 ce ne saranno ancora. Emanuele, quello che mi è piaciuto, perché quando dicevo quella frase ho pensato subito a te mentre facevo il montaggio questa mattina, lui dice seguiteci in questo particolare momento perché ora o mai più, ha messo a disposizione per appunto anche i pullman per andare nelle zone dove ci saranno le prossime trasferte del Rimini, un presidente che sta chiedendo tra virgolette aiuto perché si aspetta di rivedere il neri pieno e soprattutto di riportare attraverso il popolo l'entusiasmo in città. È tutto lì, cioè lui sa che questo è il momento buono in cui si può generare un pochino di euforia, di entusiasmo, e è il momento buono perché questo è il momento buono dell'anno in cui, tempo permettendo, meteo permettendo, ci sono le partite importanti che esaltano il pubblico. Ieri è una partita in cui in una condizione meteo normale 500-1000 persone in più ci potevano essere e sarebbe stato tutta un'altra cornice, tutto un altro colore, tutto un altro rumore di sottofondo. Dobbiamo fare di necessità virtù, sappiamo che lo stadio è quello, la primavera arriverà comunque, quindi per le prossime partite innanzitutto le trasferte, sì. quindi basterà mettersi in contatto con i canali sono gli stessi con cui si poteva prenotare attraverso il collettivo, quindi il cellulare di Alfredo Carlini, ce l'avete in tanti, io mi sono dimenticato di scrivermelo, però lo trovate sui social ed è abbastanza comune, ce l'hanno in tanti. Le modalità sono sempre quelle, quindi chiamate e prenotate il vostro posto e avrete il posto sul pullman che in questo caso viene offerto dalla società, quindi non si paga niente. La cosa verrà ripetuta per le partite anche a venire e questo secondo me è una cosa molto bella perché la trasferta è un qualcosa che è diverso rispetto alla partita in casa. Per quanto una partita in casa possa avere pathos, possa avere un certo tipo di emozione, si porti dietro un certo tipo di emozione, il viaggio, la trasferta, arrivare in un campo che non è il tuo, lì ci sono emozioni differenti che tante persone non hanno mai provato. Quindi invito anche chi non ha mai fatto una trasferta, poi mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora di pullman. Sì, l'abbiamo fatto anche 3-4 ecco, anni fa. Non è come andare in un posto lontano dove comunque uno che ha famiglia magari ha dei problemi di tempo, si può provare, no? Cioè, è un piccolo assaggio, si partirà credo verso l'una, quindi si gioca alle tre perché è la prima gara praticamente che sì, si gioca alle 15, scoccare quindi, la primavera. Ecco, quindi uno prova, non ha mai fatto una trasferta, prova quello che è l'emozione di seguire la squadra anche in trasferta, è un'emozione completamente differente rispetto a una partita interna, c'è un modo interna di tifare diverso, c'è una partecipazione che è totalmente diversa e fare gruppo e magari è anche un'occasione per crescere con ulteriori amici. Certo. Tu l'hai sempre detto, Renzo lo diceva, bisogna stare calmi, sai che sono un po' scaramantico, però qui si è esposto in prima persona il presidente, hai sentito quello che ha detto? Il campionato lo vuol vincere. Comunque ha detto che ancora non abbiamo vinto nulla, quindi il messaggio è quello, compattarsi, tutte le componenti devono remare dalla stessa parte perché poi il risultato in palio è la Serie C che ne va di bene per tutti, insomma, no? Penso che convenga a tutti andare, che ne so, l'anno prossimo a Rocco di Trieste anziché andare a Trestina, non so dove si trova, quindi con tutto il rispetto. Penso che abbia scelto il momento giusto, ovviamente la partita ha fatto da traino a questo messaggio, credo che sia il momento, insomma, che tutti quanti ci si stringa, ci si unisca, perché questo campionato bisogna vincerlo perché non è mica vinto, ecco questo discorso. Allora, la scorsa settimana, aspetta Renzo che ti voglio far intervenire sia su questo servizio ma sul prossimo, perché
se no rischiamo di fare una ripetizione con il tuo intervento, c'è stato un po' di caos. Giustamente io ho seguito anche un po' le parole di Emanuele analizzando per bene quello che era successo, prendendo anche le dovute informazioni. C'è una tiratina d'orecchie per qualcuno, sentirete in questo servizio, e c'è per l'appunto la soluzione che ha trovato la scorsa settimana direttamente il patron biancorosso Giorgio Grassi. Cosa dobbiamo vedere, Valentina? Il focus di questa serata è legato al caos interno a Rimini. Il servizio. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Rispondendo alle domande sulla presunta lite tra senatori e nuovi giocatori nello spogliatoio dei Rimini, potremmo dire che qualche ceffone fa bene. Un po' di confusione fa bene, specie se le grandi squadre, Rimini lo è, mirano a vincere il campionato. Capita, senza volerlo, che ci siano grandi liti negli spogliatoi formati da uomini vincenti, da persone che vogliono arrivare a determinati obiettivi. Capita anche nei peggiori dei momenti che un giocatore si arrabbi quando perde o pareggi malamente. È successo a Rimini dopo la partita con la Collegiana, successo nello spogliatoio del Milan quando Ibrahimovic giunse quasi alle mani con l'allenatore di allora Allegri dopo una partita di Champions che vide i rossoneri trionfare all'andata con l'Arsenal per 4-0 e al ritorno rischiare l'uscita perdendo con un sonoro 3-0. La cosa che lascia per pressi e che fa male e come certe uscite danneggino l'ambiente attorno, come subito dopo quella partita con la Collegiana alcuni tifosi, che sono coloro che in questi anni davano la colpa ai soli giornalisti, hanno pubblicato tranquillamente sui social un confronto molto acceso tra alcuni membri dello spogliatoio biancorosso. Fa male questo, occorrerebbe pensare non solo dalla parte della stampa ma anche della tifoseria a non fare certe cazzate, specie in un momento delicato come questo dove l'obiettivo, arrivati a questo punto, è quello di gestire forze mentali e fisiche e portare a casa l'intera posta in paio. Altre perplessità le lasciano alcuni protagonisti della vicenda, che dovrebbero dare l'esempio, invece si divertono a telefonare giornalisti e altri tifosi per far presente che la squadra non segue più l'allenatore, accusato di stare poco simpatico, diciamo così, per modo di dire, al gruppo. Nel mezzo le colpe sono state assegnate anche al DS Tamai, che onestamente ci piacerebbe capire che colpa avrebbe se non quelli di aver fatto una squadra che tra tante polemiche e tanti sbagli lo scorso anno ha vinto il campionato e che quest'anno vede una nuova possibilità di vittoria. Usciamo in condizionale perché gli scongiuri oppure le gufate spesso hanno insegnato che nel calcio non bisogna mai abbassare la guardia. Tutto deve far riflettere, soprattutto devono riflettere coloro che 20 giorni fa, sempre sui social, scrivevano che il Rimini avesse già vinto il campionato. Qui subentra la legge Baldisseri, solo il Rimini può perdere questo campionato, ma lo stesso Trapattoni insegnò e tuttora insegna un motto molto caro agli italiani: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. E non a caso, come lo chiamo io affettuosamente, Re Giorgio, ha capito come intervenire. Sentiamolo. Avevano fame, infatti gli ho fatto una bellissima grigliata, quindi questo è a tutto lo staff. E diciamo che la mia vicinanza era dovuta, perché è nei momenti difficili che mi faccio vedere, quindi il momento difficile abbiamo pensato di organizzare questa serata, che è stata molto bella, ha avuto anche momenti un po' così, come si dice in questi casi, un po' non drammatici, che è una parola molto grossa, però c'è stato un po' anche un confronto su quello che era il momento, e io mi sono quasi commosso alla fine, perché quando mi sono trovato da solo proprio con i giocatori, non con lo staff, mi hanno dato una risposta di coesione, una risposta di generosità che mi ha lasciato senza parole. Quindi se avevo qualche dubbio sul risultato di questo campionato, io dalle 10 più o meno di giovedì sera non ce l'ho più. Ecco qui, allora, Renzo, hai sentito un po' quello che era successo la scorsa settimana? Noi abbiamo cercato di, tra virgolette, secondo me siamo stati anche bravi, nel senso che sapevamo del fatto che era successo in uno spogliatoio, non l'abbiamo detto, qualche altro imbecille, perché solo così si può definire, l'aveva scritto sui social, era venuto un caos, qualche giocatore poi ha fatto qualche chiamata che non doveva fare. Secondo me è stato molto bravo qui il presidente, è stato, come diceva anche Emanuele, una società
pronta per affrontare anche un campionato di Serie C, perché ha avuto un problema interno dopo che è successo il fatto che era stato esposto pubblicamente anche sui giornali e l'ha risolto tra le mura amiche. È questo che significa professionalità, è questo che sta nella fase di crescita di una grande squadra che vuole affrontare il prossimo campionato tra i professionisti. Cosa vuoi aggiungere su Giorgio Grassi in base anche alle dichiarazioni che ha detto? Ma Grassi è un imprenditore che, se è arrivato dove è arrivato, vuol dire che ha delle capacità, sa fare quello che sa fare, è uno che ha l'intelligenza, la testa, ha tutto per essere veramente un vero imprenditore. Probabilmente questi sono problemi che lui le risolve con facilità, un presidente di quei numeri. Però il discorso che lui ha fatto prima di affrontare queste ultime trasferte in pullman ai tifosi gratis è una cosa meravigliosa. Però il punto che dico io, lui ha parlato di tifosi, del pullman, probabilmente è stato un po', diciamo, un po' alla larga. Non ha detto andiamo in Serie C, lo vinciamo e la squadra è questa. Ecco, il problema è questo, il Rimini, diciamolo onestamente, pullman o non pullman, il campionato di Rimini l'ha vinto. Ripeto ancora, lo perde solo il Rimini. Se lo perde, non è che lo perde il Rimini, lo perde l'allenatore, lo perde la società, lo perdono tutti, probabilmente perché non vogliono andare in Serie C. Questo è il mio punto interrogativo. Se è il motivo, se il Rimini non lo vince. Punto interrogativo, ma il Rimini ha cambiato la vita. Però il discorso di Grassi è un discorso intelligentissimo. Lui vuole andare in Serie C e l'ha fatto capire che da solo non ce la fa. Questo è un discorso semplice. Il campionato l'ha vinto. E ripeto ancora, l'ha vinto. Però il discorso di Grassi, da una persona intelligente, da un imprenditore come lui, ha fatto capire che andiamo in Serie C, probabilmente da solo non ce la fa. E vuole l'aiuto. E con questo le do ragione. E il punto è questo. Non è il problema del Rimini in C, è il problema se Grassi da solo andrà avanti. Punto interrogativo, tutto. Nelle due settimane che tu sei mancato, abbiamo fatto un approfondimento di un'ora e mezza qui con il nostro Emanuele Pironi, due puntate per via anche dei campionati minori che erano stati rinviati per il maltempo, abbiamo prolungato appunto la puntata di Sport Up. Abbiamo fatto tantissimi servizi, abbiamo spiegato un po' qual è il progetto di Giorgio Grassi. Tu diciamo che hai centrato la volontà, la voglia di riportare la gente allo stadio. Ieri il discorso del Presidente è stato questo, quello di voler ricreare entusiasmo nella città di Rimini, far capire che dietro c'è una persona seria, che c'è una società seria che questo sta lavorando, che sta lavorando 24 ore su 24 per il Rimini Calcio. E ha fatto capire già nelle precedenti settimane, anzi forse già inizio anno, quando fece proprio la riunione, tra l'altro con il qui presente Emanuele Pironi, come con tanti altri tifosi biancorossi, che ci sarà una società sorretta anche dall'azionariato popolare. Non a caso si sono trovati altri 20 imprenditori locali che potranno dare una grossa mano a Rimini Calcio nella prossima stagione. E ce lo vogliamo tutti. Dove c'è un importante progetto iniziale, che è quello di dare innanzitutto stabilità al club in una serie importante del calcio professionistico come la Serie C. Poi provare a fare un campionato inizialmente, con tutte le difficoltà che può avere anche una società nuova di media classifica, per poi cercare nei prossimi anni di fare un progetto sempre più ambizioso. Sappiamo che il Presidente è una persona che non vuole sentirsi da solo in questo progetto, vuole sentire anche il calore del pubblico, l'entusiasmo del pubblico. Ieri si è visto anche nella manifestazione che si è svolta al Neri quando sono state distribuite anche le uova pasquali. Questo è un po' il risultato. Ma questa è la dimensione giusta. Spero di averlo spiegato bene. Penso che Rimini vuol bene a Grassi e alla società, perché fare 2.500 abbonati non è poco. Onestamente, se andiamo a vedere in quarta serie, penso che a Rimini, Romeo Neri, in quarta serie, in poche società ci sono sempre 2-3 mila persone in quarta serie. Questo è un vantaggio. Probabilmente già i tifosi danno tutto a questo Rimini e a Giorgio Grassi. A Giorgio Grassi l'ho sempre detto, bisogna ammirarlo per quello che ha fatto, perché lo voglio dire per l'ennesima volta, se non c'era lui, probabilmente a Romeo Neri c'era un parcheggio. Questo okay. Non ci piove. L'hai detto. Però onestamente adesso lui deve parlare anche del futuro e fa capire che probabilmente lui vuole un qualcuno che le stia vaccino. Ecco, qui è la problematica di Giorgio Grassi, perché onestamente per fare un campionato, e lo voglio dire, di Serie C ci vuole 2 milioni d'euro. Giorgio Grassi, questi 2 milioni d'euro da solo li spenderà? Punto interrogativo.
e abbiamo fatto un interessante approfondimento e reportage quella sera dove tu non sei venuto per causa maltempo con il nostro Emanuele Pironi. Non vorrei essere ripetitivo e ridire sempre le stesse cose. No, ma è chiaro. Stasera volevo semplicemente approfondire quello che aveva detto ieri il Presidente. Quindi stasera mi scuso anche con te in diretta perché l'altra volta ho rivisto la puntata, non mi è piaciuto l'intervento che ho fatto su di te dove dicevi giustamente un tuo parere, però quello che ti ho voluto far capire è che mi sembrava giusto intervenire in un momento di caos da parte della società e per quello che si era visto in campo contro la Coligiana per colpa di quattro imbecilli, perché io solo così li posso capire, che si sono divertiti anziché pensare al bene dei Rimini a pubblicare semplicemente sui social la discussione che c'erano stati tra due protagonisti all'interno dello spogliatoio. Te l'ho voluto dire in diretta perché non mi piacciono certe cose. No, ma io ti ringrazio. Non mi piacciono certe cose, però ho voluto far capire anche alla gente a casa che questo qui è un approfondimento dedicato a Rimini Calcio e ogni tanto bisogna tirare i freni. Quindi la stampa non è che sono tutti vengono qui in televisione per farsi vedere, per farsi belli davanti a una telecamera, ma vengo qui almeno io per come sono fatto io a fare il mio onesto lavoro. Poi che la ma gente, facciamo tutto con che onestà. Poi la gente possa capire o meno a casa questo qui e spero che sia arrivato nelle case di tutti i riminesi. Valentina. Facciamo un salto nel passato attraverso la rubrica Marcord curata dal nostro Cristiano Cerbara. Stasera facciamo un bel salto negli anni 80 con un bomber biancorosso riminese al 200%, Mirko Fab, cresciuto nei Delfini Rimini a Linacasa, nel mitico campo di Linacasa, poi però emigrato tra virgolette a Bellaria e lì incontrò un maestro di nome Arrigo Sacchi che poi lo portò per la prima volta a vestire la maglia del Rimini in Serie C1 nell'82-83. Sacchi diciamo che era sicuramente avanti coi tempi, e già Bellaria, già lui faceva cose che erano veramente novità assolute, ma parlo di tutto e di più. Già a Rimini 5 anni dopo ci meravigliavamo di queste novità, di questi modi di giocare, di pressing, che oggi insomma ci riempiamo la bocca. All'epoca non sapeva niente nessuno di queste cose, c'era l'attaccante che era abituato a stare là davanti e ognuno aveva un po' il suo ruolo, il difensore aveva l'attaccante di riferimento, lui ha cambiato un po' tutti i giochi, non a caso già a Rimini e io lì mi piange il cuore perché in quella partita con l'Inter ho sbagliato un rigore che ci avrebbe dato grande soddisfazione, però anche l'Inter quella sera ci ha capito veramente poco, insomma gli sembrava di giocare non contro 11 ma contro 13-14 giocatori perché si ritrovavano sempre a essere raddoppiati, triplicati. Quello quindi, un avviso portato, diciamo, al campionato che poi Rimini condusse da protagonista, tra l'altro Mirko Fabbri, partenza straordinaria e poi purtroppo insomma, qualche guaio fisico. Il mio grande dispiacere e rammarico in generale è di essere arrivato a Rimini quando diciamo ero già reduce da un paio di brutti infortuni, poi dopo purtroppo ne ho avuto uno anche dopo più avanti a Rimini. Chiaro, mi sarebbe piaciuto giocare nella mia città nel massimo splendore, no? Sono stato a Bellaria, sono stato fuori, sono stato a Taranto, diciamo che mi hanno visto nel momento anche migliore, nelle cose migliori, poi arrivi da due gravi infortuni, uno addirittura a Taranto, un tibio e perone molto brutto, all'epoca si rischiava di smettere di giocare, anzi direi che la maggior parte dei giocatori smettevano per infortuni così brutti, qualcuno smetteva per un semplice menisco che oggi fa sorridere, no? 104 presenze e 21 gol che non sono pochi perché segnati tutti in C1, quindi sempre in campionati di alto livello. È così difficile essere profeta in patria? Con Sacchi e in piccolo periodo con Galdiolo, che siamo stati diciamo protagonisti anche del campionato, nel senso là davanti, così a lottare con le prime. Chiaro, gli altri anni, soprattutto con Dino Cappelli, insomma, c'era questo nocciolo duro che eravamo io, Berlini, Manzi, Cinquetti, dove intorno ruotavano tanti ragazzi e per fortuna tanti di questi ragazzi hanno fatto anche bene, hanno fatto strada. Però si giocava per salvarci, per arrivare in fondo, quindi giocatore che riusciva a fare 6-7 gol in Rimini quei tempi era già un buon livello interessante, tra l'altro era così anche in Serie A, il giocatore che faceva tanti gol, faceva 8, 9, 10, non era come oggi che
quando ti buttavano giù o ti tiravano la maglia, i rigori erano eventi rari, non so come dire, oggi ce ne sono due per partita quasi, insomma. Ricordiamo la tua migliore annata a livello realizzativo, l'86-87, 8 gol con Osvaldo Iacone allenatore, un campionato iniziato da ripescati e chiuso al nono posto con una rimonta entusiasmante. È stato l'anno migliore, anche sì, sicuramente anche nel modo di giocare, anche se poi avevo fatto bene anche con Galdiero, sinceramente, però era stato un anno appunto partito in un certo modo e devo dire che ho trovato un allenatore che inizialmente forse non puntava su di me, sembravo lì un po' in ritiro quasi di passaggio, poi invece si è accorto che ci tenevo tanto, ma non solo io, tanti altri, però che ci mettevo l'anima e mi ha premiato. Alla fine devo riconoscere che anche Osvaldo Iacone è stato un grande allenatore, perché uno che pretende che tu dall'inizio dell'allenamento alla fine ci metti tutto cuore e anima, insomma. Mirko Fabbri non è solo stato un bravissimo giocatore a Rimini, è stato un apprezzatissimo allenatore a livello giovanile, tanto per ricordarne una, campione d'Italia allievi nel 1992-93 in finale col Catania, un risultato storico. Mi fa piacere che lo ricordi, perché purtroppo è una cosa che non se ne parla, però in questi oltre 100 anni di Rimini è l'unico scudetto che Rimini ha avuto, tra l'altro in un'annata critica, no? Perché poi Rimini era l'anno un po' delle delusioni, non so addirittura se la società fallì quell'anno lì. Sì, era l'anno dopo che fallì. Ecco, quindi eravamo in condizioni di un certo tipo, però io sono stato qui 5-6 anni nel settore giovanile, che è stato uno spettacolo, è stato veramente per me molto molto bello. Poi sinceramente ho continuato ad allenare, mi sono divertito anche dopo, Vito, è stato molto bello anche dopo. Ecco qui, entriamo in studio. Quando finì quel Rimini Inter di Coppa Italia? 0-1 Hansi Müller al 90°, sì. Ma prima sulla 0-0 Fabri sbagliò il rigore. Peccato. Prova a leggere questo messaggio. E alcune squadre che potremo incontrare il prossimo anno in Lega Pro: Trestina, Vicenza, Reggio, San Benedetto, forse Ravenna. Beh, altro livello. E consideriamo che dalla B potrebbero scendere squadre come Ascoli, Brescia e Cesena. Vabbè, queste sono magari piacevoli preoccupazioni. Stefano, se ce la facciamo, proviamo a lanciare in mezzo l'ara. Trestina. Rientriamo in studio e salutiamo. Proviamoci. Prova. Vai. I campionati si decidono in primavera, diceva qualcuno. Se qualcuno avesse pronosticato un mezzolara con grandi chance di salvezza a fine giro d'andata, sarebbe stato preso sicuramente per pazzo. Invece la squadra di Budrio si è ripresa alla grande, specie nel giro di ritorno, dove ha collezionato 13 punti in 11 partite, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi, uno dei successi è arrivato contro il Lentigione, ultimo avversario del Rimini. 13 punti contro i 17 totali del giro d'andata, molti ottenuti contro squadre più quotate alla vittoria finale. Oltre al Lentigione, sono state bloccate sul pari Villa Biagio e Fiorenzuola. La vittoria più netta sicuramente quella di fine giro d'andata per 4-0 in casa del Sasso Marconi, con un super Rivolino Gavocci, l'ex attaccante del Sant'Arcangelo, all'esordio con la nuova maglia, decise di siglare una tripletta. Proprio l'attaccante è uno degli uomini più rappresentativi della squadra, assieme all'ex Cuneo Eugenio Togni, il miglior finalizzatore della rossa, l'ex Cesena Tomasini a quota 6, a seguire troviamo Lorenzo Megli a quota 4, poi via via a quota 3, Gavocci, Benarini, Mezzetti e Sacca. Una rossa di un'età media attorno ai 21 anni, una formazione quella allenata da Ferrante, che segna poco, solo 28 le reti realizzate, e subisce tanto, ben 37 i gol incassati. 6 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, non è certamente in mezzolara dell'anno del distruggiamola, ma è una squadra che in questa seconda da parte di stagione ha fatto decisamente meglio e giocherà per ottenere quella salvezza che a Budrio vale quanto uno scudetto. Saluti finali, grazie Valentina Violini. Buonasera a tutti. Grazie al nostro Cristiano Cervara. Ciao a tutti. Grazie Emanuele Pironi. Ciao, buonanotte a tutti. Grazie a Massimo Zanini. Auguri a tutti, Fabi. E grazie a Renzo Baldisselli. Buonanotte a tutti. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Grazie, buonanotte.